È lunedì 30 gennaio, ben trovati con il TG Distretto di quest'oggi. Ci sarà anche una rappresentativa di aziende italiane a Indian Ceramics Asia, in programma dal 15 al 17 febbraio a Gandhinagar. Oltre 12.000 metri quadrati di superficie espositiva con circa 250 marchi provenienti da molti paesi, tra cui India, Europa e Cina. Fondamentale la presenza dei principali produttori di tecnologie e materie prime, tra cui numerose aziende italiane come AirPower, Apple, BMR, Bocedi, Cami, Cimes, Expert Lab, Interser, LB, Marpac, McTile, Mecco, in minerali industriali, engineering, progetto engineering, SACMI, SETEC, SMAC, Surfaces Group, System Ceramics, Tecnocer Italia e Tecno Ferrari. La maggior parte saranno nel padiglione Italia, organizzato da ACIMAC e ICE Agenzia. Ci saranno anche Lamberti con la sua filiale indiana, HV, Imerys e Alteo. Ai ribassi delle quotazioni del gas delle ultime settimane seguiranno ribassi nelle bollette già da febbraio. La buona notizia è stata confermata dal ministro dell'economia Giorgetti. Sentiamo. Incrociamo le dita, le bollette dovrebbero diminuire perché il prezzo del gas sta scendendo. Adesso io non voglio dire cose che magari non si verificheranno, ma credo che all'inizio di febbraio le nuove tariffe saranno circa il 40% in meno rispetto alle ultime, quindi questo già dovrebbe essere significativo, però dovrebbe cambiare il sistema tale per cui noi garantiamo gli stessi prezzi, diciamo così, cappati, politici, fino a una percentuale di consumo della famiglia dell'anno precedente, degli anni precedenti, e quello è il prezzo per cui noi garantiamo sostanzialmente un prezzo, l'ho definito politico, ma sostanzialmente ancorato ai valori del 2020 sì. Precedenti. Quello in più viene rimesso al prezzo di mercato. Questo deve in qualche modo indurre chi risparmia, chi ha un comportamento virtuoso, sostanzialmente non avere aumenti. È molto complicato, ci stiamo lavorando, speriamo di arrivare in tempo per marzo, però mi sembra che le cose vadano un po' meglio. Il dispetto di oggi ci porta a Sassuolo, nuove multe in arrivo, vediamo. Il web ribolle accusando il comune di Sassuolo di voler far cassa sulla pelle degli automobilisti. Il sindaco Francesco Menani risponde facendo chiarezza. Oggetto del dibattito è il fotored che il comune ha installato su due semafori ritenuti a rischio. Entreranno in funzione, spiega Menani, a metà marzo, dopo una fase di sperimentazione di una decina di giorni. Quanto all'accusa di voler far cassa, il sindaco smentisce. Avessimo voluto far cassa, dice, non avremmo comunicato la cosa con tanto anticipo. Quando i dispositivi entreranno in funzione, non ci saranno cittadini che non saranno a conoscenza del rischio che corrono. Per gli altri, quelli che non sanno o faranno finta di non sapere, invece, c'è la multa. Sono arrivate le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dall'ultima legge di bilancio. Con una circolare omnibus, le entrate hanno illustrato le possibilità e le modalità per usufruire delle sanatorie, le norme agevolative volte a supportare imprese e famiglie nell'attuale situazione di crisi economica. Si va dalla regolarizzazione delle irregolarità formali al nuovo ravvedimento speciale, dallo stralcio delle mini cartelle alla definizione agevolata delle controversie tributarie. Siamo allo sport con il calcio. La Serie A, colpo del Sassuolo che ieri a San Siro ha battuto il Milan 5-2 ed ora è salito a 20 punti al 16° posto in classifica. I neroverdi saranno nuovamente in campo sabato prossimo, 4 febbraio alle 20:45, in casa contro l'Atalanta. In Serie B il Modena invece è stato battuto 2-1 dalla Ternana. Nel prossimo turno i canarini, al momento 11° in classifica con 28 punti, ospiteranno in casa il Cagliari, fischio d'inizio venerdì prossimo 3 febbraio alle 20:30. Ottime notizie invece in Serie C per la Reggiana, che ha battuto 3-0 il San Donato Tavernelle, è salita a 55 punti, consolidando il primo posto in classifica. Al secondo c'è il Cesena con 48 punti, dunque a 7 lunghezze. Domani sera turno infrasettimanale alle 21, Reggiana-Fiorenzuola al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Chiudiamo col debito pubblico italiano, supera i 2.773 miliardi di euro. Arrivederci.